speriamo che questo non l'hanno fatto gli insetti grigi, è stata l'acqua. È l'acqua, quindi l'acqua. L'acqua è la cosa che fa più male. Allora, ci troviamo qui per fare una cosa inusuale. Dal momento che recentemente sono stato in Finlandia, qui in un supermercato trovai appunto queste barrette proteiche. Non sono semplici barrette proteiche, ma sono barrette contenenti insetti, in questo caso grilli. Ho preso tre gusti e dopo ho invitato qui il mio amico Gaetano, insomma, per provare ad assaggiarli insieme. Poi normalmente sul web si può trovare, si può comprare insetti essiccati, lavorati da mangiare, perché sono totalmente commestibili. Questi qua per esempio sono? Queste ad esempio sono la tarma della farina. La tarma della farina ovviamente non scarafaggio grosso, ma le larve. Bene, possiamo iniziare? Insomma, adesso proviamo. Parliamo del sapore, intanto di tutto. Da dove vuoi iniziare? Da qualcosa, insomma. Allora, io direi di iniziare dal piatto forte, che sarebbe qui. Neofita, diciamo. Partirebbe da questi. Vedete come si presentano? Sono insetti normali, essiccati. Andiamo ad aprire la confezione. Andiamo ad annusare. Andiamo a sentire intanto l'aspetto olfattivo. Ma direi che non hanno un particolare profumo. No, beh, sono quasi noccioline. Però sono morti, ovviamente. Morti, essiccati, lavorati. Si mangiano così, ovviamente, ammanciati, come fossero le bacche di goji. Ok, adesso che sei io qua non sono proprio sicuro di volerlo fare. Perché è la prima volta, giusto, anche per te. Vabbè, partiamo subito. Sì, non avranno sapore probabilmente. Il sapore è molto delicato. Sono salate, ma non sono male. Sì, sì, come dire, adesso non saprei. Io continuo a mangiare perché. Sì, dei biscotti salati, dei crack, insomma, la consistenza. No, non ti sembra neanche che siano appunto insetti. No, sono buoni, adesso con una manciata si sente il retrogusto. Sì, diciamo che... No, niente, c'è da dire che gli insetti, mangiarli in Italia, cioè si può, non che non si potesse prima, però ora dal 1 gennaio 2018 la Coldiretti ha promulgato questa promozione di protagonista anche europea. Si possono produrre, coltivare, mangiare, presentare anche al ristorante, ovviamente spopolati, e gli insetti. Gli insetti del programma sono di proteine, per esempio qui su 100 grammi, 60 grammi sono di proteine. È un alto livello proteico. Certo, sì, quindi. Che poi, lo sai, questa cosa qua la facciamo solo per i muscoli. Per i muscoli, certo, perché sono dopo questi. Per le protein. Diventano massa muscolare le larve. Bene, sono piaciuti? No, sul sapore niente da dire, sono buoni. E sono buoni, chiaramente. Passiamo alla parte un po' più muscolata. Queste sono tre barrette, ne ho già assaggiate una, un tipo la fragola. Sono tre barrette che ognuna contengono 17 grilli. 17 grilli. Barretta, abbiamo il gusto arancia e cioccolato, marcia e limone e cioccolato poco e acchi. Partiamo dalla cosa che mi attira di più, diciamo, okay. Marcia e limone. Ok, perfetto. Limone si sente
bello. Sì, è molto compatta. Molto compatta, sì. No, non si vede traccia, no, del non si sente minimamente il sapore. Si sente il limone. Tanto volenti, batteri, grigli, succo di limone, chioccia, estratto d'olio, e altro. No, non si su, va, vediamo le piante, sì, lasciamo presente, vediamo un gusto diverso, per le maschere, non lo so, cioè, se non vale, mi faccio bene. Sì, quindi, basta la testa, vediamo i 7 soliti di piedi, la torre, ecco, poi la pezza di piedi, 7 soliti di piedi. Vabbè, voglio chiudere, voglio chiudere. Non so, questa qua è, no? La macchina di cacao, e questa è il frutti di occhi. Non so, però vediamo le gonfie, cacao, vabbè. La ditta che produce questi, c'è la ricerca della ditta Dieter. Sì. È di Finland, per questo polizia. Sì, è di Finland. E mi sembra che sia vicino a Helsinki. Ma va, 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 ecco. Allora questa qua si sentono sempre i datteri, secondo me, che fanno il corpo della barretta. E dopo, beh, l'arancia leggermente in maniera l'arancia, sì, meno intrusiva rispetto al limone. Anche io confermo, sento un po' di arancia. E ora sono il cacao, quello. Anche questo completamente maschera. Sì, ma ecco, non senti un gusto che può essere collegato ai grilli? Ma ecco, alla fine se uno vuole provare qualcosa che sa di grillo, questa cosa no, è uguale a una barretta. Ah, diciamo i valori nutrizionali che possono dare appunto questi insetti. Vediamo appunto, ecco. Mangi i valori nutrizionali, sempre su 30 grammi di barretta, sono 511 calorie, quindi un buon valore nutrizionale energetico. Carboidrati 15 grammi, proteine qua sono un po' meno, sono 13 grammi, poco sale. All'interno ci scrivono che ci sono 17 grilli. Ovviamente tritati e sciolti nella pasta della barretta. Non mangio neanche questo. No, no. Forse io preferivo la prima. Sì, lasciano un gusto acido che però è quello del frutto, degli agrumi, per cui. Finiamo con l'ultima, questa, sempre stessa linea, Zirka della Lider. Qui segnano appunto 15 grilli. 15 crickets, due meno, non qui so se mette a fuoco, due meno, e 34% di proteine senza glutine. Quindi tutte queste proteine in corpo dopo fare un po' di vite. Da cioccolato anche al suo interno sembra molto una mousse. Gustoso, movimento. Sì, questo è proprio cioccolato e arachidi. Cocoa. Non male. Non male. Sono anche piccoline, 30 grammi. Ecco, ah, questi sono elevati, se nel corso della storia, per meno per quanto riguarda la civiltà occidentale, non hanno mai mangiato insetti, probabilmente. Ma proprio secondo me è più un tabù quello di mangiare insetti, soprattutto anche forse in Italia, con le nostre idee della cultura italiana del cibo, allora uno quando dice mangiare insetti. A me va perché. Ovvio che non dirai confronto della pizza o di un piatto di spaghetti. Ognuno è orgoglioso, no? Insomma, il cibo rappresenta, no, la storia del proprio paese, insomma, ciò con cui è cresciuto, mi sembra che gli insetti non li abbiamo mai mangiati perché erano spaghetti. Esatto, forse questi li allevano e li preghiamo sempre alla sfaccizia. Certo, sì, ma perché sì, quelli adesso, insomma. Però tutto sommato, secondo me, dovremmo andare contro questo tabù, perché veramente viene chiamato cibo del futuro, perché secondo gli studi, scienziati, nel futuro prossimo, una delle soluzioni a problemi riguardo all'alimentazione e alla sovrappopolazione del mondo potrebbe essere mangiare gli insetti. Che sì, questa è sono facilmente reperibili, sono a impatto zero perché non hai bisogno di questi grandi allevamenti, che con poco ovviamente vai ad inserire tutto ciò che siamo arrivati alla fine del video e oggi abbiamo proprio parlato di etomofagia, che significa appunto l'uccitazione di insetti, mangiare insetti. Diciamo che c'è fanno parte di una tradizione più che altro lontana. Appunto, infatti, con una statistica, il 40% della popolazione mondiale mangia o integra la sua dieta alimentare con gli insetti. Quindi, tutto sommato, siamo così strani. E appunto, la cultura asiatica o orientale presenta appunto la nutrizione degli insetti. Insomma, no, come sapore, anche l'aspetto alla fine non è che sia quello della ripugnante, su quello niente da dire.
insomma, se uno li vuole mangiare, li mangia. Bene, se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto se vi è piaciuto questo ragazzo, vi metto il suo contatto qui sotto, così lo potete trovare, potete contattarlo. E io quasi quasi in un'altra manciata la assaggerei. Sì, concludiamo bellezza. Sì, sì, le bollie si sono attaccate perché c'è il piccolo. Quindi... sembrano proprio patatine salate. Guardate tutti i video del ragazzo qui, che tanto anche video dove viaggia. La taglio questa parte. Ok. Salute. Ciao, salve.